all'Hotel Sheraton a Bari, e ringrazio Bureau Veritas che ci ha invitato a questo evento, e ringrazio anche lo studio dell'ingegner Pepe di Altamura che ci hanno dato la possibilità di parlare alle imprese nuovamente dei temi caldi dell'industria 4.0, quindi di tutte quelle agevolazioni che sono connesse agli investimenti in ottica industria 4.0, che le aziende in questo momento stanno sentendo come una cosa, ecco, molto molto presente, però molto spesso non sono correttamente informati su quali possono essere le modalità di accesso a queste agevolazioni. Oggi quindi presentiamo le agevolazioni che sono connesse all'industria 4.0, quindi sia quelli che possono essere i bandi regionali, nazionali ed europei, e anche un nuovo strumento che ha visto la luce proprio in questi ultimi giorni, ha avuto il decreto attuativo, che è lo strumento della formazione 4.0. Mendelson ha messo a punto una guida alle tecnologie abilitanti per la formazione industria 4.0 che è richiedibile tramite il nostro modulo di contatto sul nostro sito web, alla quale poi seguirà l'invio di questo, diciamo, di questa guida all'industria 4.0 e alle tecnologie abilitanti, e una visita di un nostro esperto in azienda per chiunque ne faccia richiesta. Che cosa dice lo Stato? La legge di bilancio che ha istituito questa agevolazione fiscale, che è quella dell'iperammortamento, chiamiamo iperammortamento, cioè la maggiorazione del valore del bene che viene acquistato dall'impresa in ottica industria 4.0, andiamo nell'ultima casella in basso a destra ed è pari al 28,80%. Questo in sintesi è quello che lo Stato riconosce alle imprese che investono in tecnologie, in macchinari, in beni che sono oggetto e hanno i requisiti per accedere a questa agevolazione. È importante per gli imprenditori cogliere quelli che sono gli aspetti di innovazione che devono portare all'interno della propria azienda. Non è sufficiente dotarsi di equipaggiamenti, di macchinari che siano cosiddetti 4.0 ready, no? E c'è anche abbastanza, diciamo, mistificazione spesso su questi temi, ma è necessario infrastrutturarsi, quindi dotarsi di software, di connessione, reti di interconnessione, sistemi di cyber security. E in questo la nostra proposta, di cui parlerò come Siemens, è una proposta che parte effettivamente dalla componentistica sulle macchine, ma ha con l'opportunità anche di collegarsi alla rete, di gestire software per lo scambio dati, per la gestione della produzione, tutto per far sì che l'impresa possa effettivamente diventare impresa 4.0 e usufruire di quelle che sono le incentivazioni che al momento, diciamo, lo Stato italiano mette a disposizione. Parleremo di soluzioni realizzate da una storica azienda piemontese fondata nel 1947 che si propone di realizzare apparecchi per l'efficientamento energetico, quindi un'applicazione pratica e una risposta al principio dell'industria 4.0. Il case story che presenterò affronta proprio la mia azienda, il percorso evolutivo che ha affrontato la mia azienda in questi 10 anni e che ovviamente negli ultimi 2 anni ha potuto soffrire dell'accelerazione legata agli incentivi delle due leggi di bilancio con le quali possiamo soffrire. Il nostro lavoro è proprio quello di verificare che tutto quanto previsto poi dalla legge di bilancio effettivamente venga rispettato e dare anche una mano alle aziende molto spesso non pronte all'industria 4.0, all'impresa 4.0, nel raggiungere questo obiettivo, quindi dando indicazioni al softwareista aziendale per l'interconnessione, per integrare la macchina o l'impianto all'interno del processo produttivo aziendale, in modo tale poi da evitare problematiche in seguito a verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate per erronee attestazioni. Gli investimenti in industria 4.0 stanno trainandoci l'economia italiana, quindi invito tutti gli imprenditori a prendere nota, ad analizzare questa possibilità, perché ci sono veramente degli sgravi fiscali che possono consentire alla propria azienda di aumentare la propria produttività e quindi far fronte a queste economie emergenti che chiaramente hanno un vantaggio di natura costo del lavoro, in termini ambientali, in termini di sicurezza. Noi possiamo colmare questo gap semplicemente rendendo interconnessa e integrata la nostra azienda.